Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di My Vampire Love. Non vedo l'ora di andare avanti con la storia. Nello scorso episodio, dopo l'appuntamento meraviglioso che abbiamo avuto con Drogo, abbiamo scoperto la scomparsa di Lori, questa birbantella che ovviamente non sta mai tranquilla e ha fatto preoccupare un po' tutti e poi alla fine era nascosta tranquilla nel bagagliaio di Drogo. E adesso direi di continuare subito la storia e vedere quello che accadrà, ma prima vi ricordo di lasciarmi un bel like se amate My Vampire Love. Cominciamo! Mai un attimo di noia da queste parti. Ci scambiamo un sorriso sollevato. Grazie, Sara, per essere venuta fino a qui ad averci aiutati a cercare Lori. Nessun problema, biondino. Ora siamo amici. L'ho fatto tanto per te e la tua famiglia quanto per Elena. Le sorrido. No, io la stringo tra le braccia. Sì, dai, abbracciamoci. Oh, finalmente è tornato Peter. Tutto è bene quello che finisce bene. Oh, Peter, eccoti. Peter emerge dal buio della notte con un sorriso sulle labbra. Ce ne hai messo di tempo a tornare. Non ho ispezionato solo la foresta della nostra proprietà, ma anche la zona circostante. A quanto pare inutilmente. E vabbè, ti sei fatto un giretto. Sì, mi dispiace, diciamo la prima. Lori si era nascosta nel bagagliaio. Visto che non aveva preso né soldi né altro, immaginavo che non fosse andata lontano. E l'hai fatto uscire dal nascondiglio. Ben fatto. Sono contento che l'abbiamo trovata così rapidamente. A chi lo dici? Se vuoi vederla, è dentro con Nicolè. Le sta preparando la cena. No, penso che possa aspettare. Credo che farei meglio ad accompagnare a casa Sara. Si sta facendo tardi. Peter che accompagna a casa Sara. Wow! Gli sorrido, felice del suo spirito di iniziativa. Apprezzo il fatto che si preoccupi per la mia amica. E bravo Peter! Grazie Peter, sarebbe bello se mi riaccompagnassi al mio appuntamento. Non mi sento sicura per strada da sola. Posso capire la prima. Le preoccupazioni di Sara sono fondate, specialmente visto che non sa degli arcani e della minaccia che incombe su di noi. Non penso che sia il momento giusto per dirglielo. Hai ragione, Sara, meglio prevenire che curare. Ci presti la macchina, Drogo? A differenza della mia, la tua è già fuori. Drogo acconsente e gli lancia le chiavi. Sara ringrazia con un cenno della testa. Bene, buona serata. Ci vediamo lunedì, Elena. Non vedo l'ora di sapere tutto sull'appuntamento. Conclude il saluto con un abbraccio amichevole. Poi segue Peter fino alla macchina. Qualche secondo, partono per il centro della città. Osservo i fari sparire e faccio un profondo sospiro. Questo ritorno alla realtà è stato abbastanza drammatico. Non mi ero immaginata così la nostra serata. Drogo si avvicina e mi bacia delicatamente sulla guancia. La serata non è ancora finita, cosina. Concordo con lui. Hai assolutamente ragione. La notte è ancora giovane. Sta a noi farla finire con una nota positiva. Adoro avere ragione. Fa bene al mio ego. Sai che mi piace. Che cosa intendi dire con una nota positiva? Qualcosa di memorabile. Drogo inarca un sopracciglio. Vuoi essere più specifica? Scoppio a ridere, lo prendo sotto braccio e lo guido verso la dépendance. Cosina, che cosa hai in mente? Abbi pazienza, ti spiegherò una volta arrivati. Attraversiamo rapidamente i boschi della tenuta e giungiamo a destinazione. Contemplo con entusiasmo l'esterno del nostro nido d'amore. Spero che la mia idea gli piaccia. Guido Drogo alla porta e la apro con apprensione. Insieme varchiamo la soglia ed entriamo nel nostro rifugio.
La dépendance è avvolta dall'oscurità, ma alcuni raggi di una luna illuminano il pavimento e il letto. Mi piace. Inquietante. No, 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 la prima. Mi piace questa atmosfera raccolta. Mi lascio sfuggire un sospiro soddisfatto. Ecco qui. Un po' di luce ci farebbe comodo comunque. Apro il comodino per estrarre una scatola di fiammiferi e delle candele. Poi le distribuisco nella stanza e le accendo. La luce dà all'istante un'atmosfera romantica alla stanza. Molto meglio. Non faccio in tempo a pronunciare queste parole che Drogo mette le mani sui fianchi e mi accarezza il collo con le labbra. No, aspetta, non intendevo questo. Ma ci è rimasto male lui. Drogo solleva la testa, colto di sorpresa. Mi sono sbagliato. Non era di questo che parlavi. Sono onesta. Non proprio, mi sono fatta trascinare. Prima avrei dovuto calmare il nostro entusiasmo. Mi dispiace. Non scusarti, ci torneremo più tardi. Diciamo che è un'anteprima. Drogo mi sistema la maglia e si allontana. Mi osserva incuriosito e divertito con la testa leggermente inclinata. Ti ho portato al nostro rifugio per condividere qualcosa di simbolico con te. Voglio che ci facciamo dei tatuaggi identici. What? Il simbolo dell'infinito, per rappresentare l'amore eterno sulla nostra pelle. Che ne pensi? E se li fanno da soli i tatuaggi? Drogo fa un grande sorriso e si avvicina per darmi un bacio furtivo sulle labbra. Grazie, Elena. Sono commosso, sul serio. Gli sorrido. Ci osserviamo in silenzio per qualche minuto. Il tempo sembra immobile, come prigioniero del vuoto. Quello che resta è un presente eterno, in cui siamo noi il centro della gravità. La nostra relazione è una forza. In quel momento faccio di noi la mia essenza, il mio punto fermo. Metto una mano sulla spalla di Drogo e la faccio lentamente scorrere fino alla base del suo collo. Chiude gli occhi per apprezzare meglio il mio tocco. Sfrutto il momento per osservarlo. Ha un volto rilassato e sereno. Sulle sue labbra è disegnato un piccolo sorriso e i suoi lineamenti non tradiscono stress. Come fa ad essere così calmo? Ho la spiacevole sensazione di essere l'unica a preoccuparsi. Mi lascio sfuggire un sospiro frustrato. Credo in te, amore mio. Drogo, io. Grazie. Mi sento rincuorata. Motivata dal suo incoraggiamento, chiudo gli occhi e ispeziono le profondità del mio essere. Trovo il tizzone rosso e ardente dei miei poteri, nascosto in uno scrigno vulcanico. Sta aspettando che riesca a dargli una forma. So chi sono e di che cosa sono capace. Sono convinta di essere abbastanza abile per domare i miei poteri. Per precauzione, visto che non conosco incantesimi elementari, decido di usare la magia come energia pura per creare i nostri tatuaggi. No, non ci sto credendo, sto facendo i tatuaggi con la magia. Dentro di me faccio una promessa solenne di rispettare la magia e di fidarmi di lei, di stabilire una relazione vera e autentica. Senza indugiare oltre, dirigo i miei pensieri al nucleo dei poteri, comunicandogli le mie intenzioni e i miei sentimenti. Blu. Mi viene subito in mente questo colore e lo collego al mio desiderio di marchiare la nostra pelle con il simbolo dell'infinito. Poi visualizzo una fiammella blu che fuoriesce dal tizzone e vacilla fino a diventare un fuoco ardente. La sua energia calda e piacevole mi pervade e si diffonde in ogni cellula del mio corpo. Sono entusiasta. Accarezzo la nuca di Drogo e metto l'altra mano sulla mia, prima di premere la fronte contro la sua. Approfitta della nostra vicinanza per cingermi i fianchi. Mantenendo la concentrazione, mi immagino il simbolo del nostro tatuaggio. Sento pizzicare la pelle e bruciare la punta delle dita. All'improvviso sono in grado di esternare i miei poteri, li sento, vivi e vibranti come musica. Mi sento come se mi fossi ritrovata. Che gioia!
Sento delle fasce di luce danzare sulla nostra pelle, tracciando linee infuocate. Drogo alla pelle d'oca e dalla sua reazione capisco che stiamo avvertendo la stessa sensazione, la stessa comunione dei sensi. Un attimo dopo, l'elettricità nell'aria si affievolisce, la magia decresce fino a svanire del tutto. Apro gli occhi prudentemente, sbatto le palpebre, sorpresa dalle sensazioni di euforia e incertezza che mi avvolgono. Ce l'ho fatta! Rimuovo i palmi dalle nostre nuche e scopro il simbolo dell'infinito marchiato magicamente sulla nostra pelle. Percorro con l'indice la sagoma del tatuaggio di Drogo. Sono fiera di me stessa, assolutamente. Drogo mi guarda negli occhi, in essi vedo tutti i suoi sentimenti senza barriere né artifici. La sua espressione si fa più cupa e intensa, tutto l'amore e l'attaccamento che prova per me mi trascendono. In un batter d'occhio stringe la presa sui miei fianchi in un gesto possessivo. Le sue mani scivolano sotto la mia maglia, accarezzandomi la schiena. Le sue carezze mi provocano brividi di eccitazione in tutto il corpo. Come fa a farmi vibrare in questo modo? No, io mi lascio andare assolutamente. Come posso resistere mentre le carezze avide delle sue mani si impossessano del mio corpo? Mi stringo a Drogo, cingendogli il collo con le braccia e abbandonandomi al suo delizioso languore. Incoraggiato dal mio entusiasmo, Drogo preme le labbra contro le mie, sento una scossa elettrica. Drogo sfrutta la situazione, mi mordicchia il labbro inferiore e attizza il fuoco nel mio basso ventre. La tensione sessuale tra noi si impenna. Il tempo sembra fermarsi, ci abbandoniamo l'uno all'altra, persi in un diluvio di brividi deliziosi. Diverse ore dopo, sono nella mia stanza. Sto facendo un bagno caldo, ripensando con soddisfazione alla giornata trascorsa. È stata incredibile. La mia parte preferita sono stati i tatuaggi. Rimarrà per sempre scolpita nella mia mente. Accarezzo il tatuaggio con le dita. Mi sento pervadere dalle emozioni e mi si forma un nodo in gola. Per alcuni, i tatuaggi non hanno alcun significato. Sono qualcosa di banale. Un rito alla moda che non vuol dire nulla. No, vabbè, a me non mi piace quando i tatuaggi si fanno solo per moda. Io ad esempio adoro i tatuaggi, ma ad ogni tatuaggio mi piace dare anche un significato profondo e particolare. Per me è un disegno legato alla mia storia personale, esatto anche per me, che contiene una forte carica emotiva. Soprattutto adoro che sia identico a quello di Drogo, apparteniamo l'uno all'altra, corpo e anima. È bello? Ormai mi sento così vicina a Drogo che non posso immaginare la mia esistenza senza di lui. Al suo fianco sono una donna felice e realizzata. Sospiro. Esco dalla vasca, prendo un telo e mi asciugo rapidamente prima di mettere una crema idratante. Indosso la camicia da notte, pettino i capelli in una lunga treccia che mi cade sulle spalle e torno con calma verso la mia stanza. Frugo nella borsa di pelle e prendo il telefono per controllare l'ora. È mezzanotte passata. Potrebbe non essere troppo tardi per contattare Sara e assicurarmi che abbia fatto ritorno a casa e che gli eventi della giornata non l'abbiano turbata troppo. Le mando un messaggio. Le scrivo un messaggio e attendo qualche secondo. Un suono mi notifica della sua risposta. Sto bene, ma non riesco a dormire. Mi dispiace, è stato molto stressante. Voglio sapere ogni dettaglio del tuo appuntamento. Non vedo l'ora che sia lunedì. Questo weekend mi sembrerà lunghissimo. Buonanotte, Elena. Getto il telefono sul letto e spalanco la finestra. La frescaria della notte riempie la stanza. Appoggio i gomiti sul davanzale e osservo il cielo stellato. Noto diverse stelle cadenti. Un pensiero mi attraversa la mente. L'ultima volta che ho ammirato la bellezza della galassia ero ancora umana. Mi sembra sia passata un'eternità. Sospiro con nostalgia. Oh, Cetsugina! All'improvviso un battito d'ali attira la mia attenzione. Sorrido, lo riconoscerei ovunque.
Non faccio in tempo a dire Tsuki che la civetta vola nella mia stanza e si appollaia sopra l'armadio. Sono felice che sia qui. Sono felicissima di rivedere Tsuki. È la prima volta che viene a farmi visita da quando sono diventata un vampiro, infatti noi non la vediamo da un'eternità praticamente. A dire il vero, non pensavo che l'avrei rivista. Stasera, con mia grande gioia, si è decisa a farmi visita. La serata non poteva finire meglio. La civetta osserva la stanza, come per assicurarsi che nulla sia cambiato dalla sua ultima visita. Buonasera, Tsuki. Sono felice di rivederti. Come stai? Mi osserva con i suoi grandi occhi luminosi, come se mi esaminasse con attenzione. Mi avvicino. Oddio, che ha? No, che? Ha paura? Mi avvicino con cautela, senza distogliere gli occhi. Sbatte le ali con insistenza, con aria di scontento. Che strano. No, è perché siamo un vampiro adesso. Sono io, Tsuki. Non mi riconosci? Tsuki mi guarda con sospetto. Mi siedo sul letto e le tendo un braccio come un invito. Le rivolgo un sorriso incoraggiante. All'improvviso, Tsuki sembra essere meno sulla difensiva. Credo che mi abbia riconosciuta, ma che l'istinto la spinga alla prudenza e ha paura che ce la mangiamo. La domestico. Io voglio aprirmi a lei. Capisco la tua paura. Il mio aspetto è lo stesso, ma ora puoi percepire la mia natura di predatrice. Te ne avevo parlato, vero? Sono diventata un vampiro. Era l'unico modo per sfuggire a Victor Bertoli, che voleva impadronirsi dei miei poteri magici. Al momento sembrava un buon piano, ma ora sta provando a vendicarsi. Oh, Tsuki, mi serve il tuo supporto. Vedo il cambio di umore riflettersi nei suoi occhi dolorati. Sbatte le ali con gioia e viene finalmente a posarsi sulla mia spalla. Che momento carino, mamma mia, mi metto a piangere. Vittoria! Approfitto della vicinanza per accarezzarle le piume e ammirarne il candore. Tsuki emette qualche squittio di felicità. Piego la testa per premerla contro la sua e mi abbandono contro le sue piume soffici. Sospiro contenta e Tsuki squittisce soddisfatta. Finalmente siamo di nuovo insieme. Tsuki, mi sei mancata molto. Leggermente spiega un'ala e la mette sulla mia spalla, come in un abbraccio. Questo gesto spontaneo di affetto mi riempie di gioia. Io sono commossa. Il suo affetto per me mi commuove. Tsuki mi è molto cara. Apprezzo la sua forza e il suo sostegno. Grazie, bella. Tsuki picchietta l'ala sulle mie spalle, come per dirmi: coraggio, testa alta, andrà tutto bene. Voglio una Tsuki nella mia vita. Ripenso alla strana connessione che ci unisce. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, collegate da un filo invisibile. Non solo Tsuki capisce quello che dico, ma sembra che intuisca anche i miei sentimenti e i miei pensieri. Sospiro di sollievo. Poi Tsuki sfrega la testa contro il mio braccio e spiega le ali. L'accarezzo dolcemente, capendo che sta per andarsene, e lei pochi secondi e poi va via. Sento una fitta al cuore, perché a me mi dispiace tutte le volte che se ne va. Grazie per la visita, Tsuki. Ci vediamo presto. Dopo un ultimo squittio per augurarmi la buonanotte, torna sul davanzale e spicca il volo nell'oscurità. Oddio, mi sono spaventata! E c'è il gatto qui, c'è Salem. Potevano chiamarlo Salem. Contemporaneamente noto la presenza del gatto di Cassandre. È rannicchiato nell'angolo del davanzale e mi fissa con intensità sconcertante. Mi alzo dal letto per avvicinarmi, ma il gatto soffia con aggressività e si allontana. Oh, a bello, deciditi! Cioè, ci vieni dietro, ci segui e tutto, ti intrufoli anche nella nostra stanza, appena noi ci avviciniamo scappi via, ma insomma. Santo cielo! Che cosa sta succedendo? Che cosa ci fa qui? Quel gatto è davvero strano. Allora, io vorrei proprio sapere perché questo gatto continua a venirci dietro ed è così strano. Sicuramente ci sarà un motivo e ovviamente non vedo l'ora di scoprirlo. Comunque, questo episodio mi è piaciuto tantissimo perché la cosa dei tatuaggi uguali, oddio, è troppo romantica.
quindi l'ho adorato. Fatemi sapere ovviamente cosa ne avete pensato voi. Quindi, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo il like se non l'avete già lasciato. Se non siete iscritti, vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi video. Noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!